Senti, un giro in pista qui a Castelletto di Branduzzo, com'è andata? Ma innanzitutto ci siamo divertiti alla grande. Per me è la prima volta che provo una monoposto, solitamente faccio qualche garetta, ma mai provato una monoposto, devo dire che è un'esperienza da brivido. In una volta si impara? Si diventa piloti? Assolutamente no. Piloti si nasce, si diceva, quindi abbiamo poche speranze, però ci possiamo divertire, provare un'emozione nuova grazie agli amici di Apoconf Artigianato che hanno organizzato qui oggi una bellissima giornata, in cui hanno dimostrato che il settore dell'artigianato legato anche al mondo dei motori, soprattutto in Brianza, dopo aver vinto la sfida con Roma per il Gran Premio, suona la carica e sarà sempre più forte. Una giornata, diciamo, in pista all'insegna della velocità che apre un progetto sulla sicurezza. Velocità e sicurezza non sono incompatibili? Assolutamente no, lo dico qui da appassionato di corse. E sono convinto della consapevolezza di chi ha provato a guidare un'auto al limite in tutta sicurezza, quindi durante le gare, ha però la percezione di quali siano i pericoli anche della guida sulla strada di tutti i giorni. Questo sarebbe importante far capire anche ai ragazzi che in automobile ci si può fare male, un'automobile che va forte è un'arma carica, e sono convinto che con la scuola guida di oggi non tutti se ne rendono conto. I risultati sono le migliaia di morti, ahimè, che abbiamo ogni anno su questo. Ultima domanda, quanto è importante il settore dell'autoriparazione in Brianza? È assolutamente importante perché siamo una provincia grande con 250.000 abitanti, con decine di migliaia di autoveicoli, e quindi è un settore veramente trainante, soprattutto essendo noi alle porte anche della grande metropoli Milano. Quindi noi ci teniamo molto agli artigiani legati al mondo dei motori e questa è la dimostrazione. Grazie mille assessore, buona guida. Grazie.